Oggi martedì, nella quinta settimana di Pasqua, seguendo la liturgia della Chiesa, ci troviamo con i missionari della prima epoca e quindi soprattutto in questo capitolo 14 degli Atti degli Apostoli con San Paolo e San Barnaba, due intraprendenti nella evangelizzazione, uno più grande dell'altro. Ebbene, hanno vissuto la loro prima esperienza andando missionari, cioè ad evangelizzare in fondo la loro terra, prima a Cipro, poi guidati da San Paolo vanno verso il continente, cioè la Turchia di oggi, era chiamata l'Asia Minore, e quindi si avvicinano alla Panfilia e lì man mano si inoltrano nelle varie piccole città dell'epoca, Antiochia di Pisidia, ma spesso devono anche fuggire, come quando ad Iconio, sapendo che li avrebbero lapidati, fuggono altrove. Ma loro continuano la loro evangelizzazione, giungono a Listra. A Listra addirittura San Paolo viene lapidato, credono che l'abbiano ormai lasciato morto i suoi persecutori, mentre quando si avvicinano i discepoli del Signore, lui si alza in piedi, rientra in città. Poi il giorno dopo è già in partenza insieme a Barnaba per evangelizzare altre terre. Si recherà a Derbe, poi ritornano indietro sia a Listra, Iconio, Antiochia di Pisidia, riscendono verso la costa, prendono la nave dopo aver anche evangelizzato Perge e ritornano finalmente ad Antiochia di Siria, oggi in Turchia. Ebbene, ecco, è il loro viaggio missionario negli Atti degli Apostoli, le imprese degli Apostoli, potremmo chiamarle le avventure degli Apostoli. È bello stare vicino a degli eroi così. Ma quello che è importante è notare che quando tornarono ad Antiochia, in quella città dove avevano ricevuto la missione voluta dallo Spirito Santo, che aveva detto: riservate per me Barnaba e Saulo per un'opera che io devo far compiere loro. Ebbene, appena tornati in Antiochia, riuniscono la comunità dei cristiani e raccontano tutto ciò che Dio, ecco interessante il soggetto, Dio aveva compiuto per opera loro. E certo, ci sono anche loro collaboratori di Dio, e come Dio avesse aperto la porta anche ai pagani. E quindi si innalza la lode a Dio. E un altro particolare che viene detto in questa situazione è che i due missionari restarono non poco tempo insieme ai discepoli, sono i discepoli, ma proprio ad Antiochia i discepoli per la prima volta ricevettero il nome di cristiani. Per noi, e vogliamo capire il linguaggio dello Spirito per noi nella nostra epoca, cosa significa tutto questo? Significa che la comunità cristiana ha doni diversi. Il dono di evangelizzare, ecco, San Paolo, Barnaba e gli evangelisti come Marco, Giovanni e via, e tutti gli apostoli si irradiano dal centro di Gerusalemme e poi da Roma e da ogni parte dove hanno portato la parola di Dio, sono raggi, raggi che si diffondono. Però c'è un cuore che il cenacolo. Nel Vangelo troviamo Gesù nel cenacolo e questo binomio o questo bilanciamento tra l'azione e la contemplazione è importantissimo. San Leopoldo Mandice, lui voleva andare missionario, voleva ritornare in Dalmazia, la sua terra d'origine. Ebbene, i suoi superiori, cioè Dio, gli chiese tutt'altra missione. Restò fermo, noi diremmo bloccato, nel confessionale di Padova. È un santo umile, nascosto,
ma tanto gradito a Dio. Ebbene, Paolo VI ricorda che c'è questo ministero delle confessioni, oggi necessario più che mai per la guida spirituale dei fedeli e per la grazia di Dio che rinnova completamente nelle anime. Ecco, questa vita che noi chiamiamo vita mista, mista vuol dire che è di contemplazione, di cenacolo e di azione, fa parte della vita di tutti i santi. Paolo, Barnaba avevano bisogno di ritornare in comunità, i discepoli di Emmaus hanno avuto bisogno di ritornare a Gerusalemme in comunità, a dialogare, a raccontare le imprese del Signore, a pregare, perché nella comunione profonda con Gesù ci si riempie. Abbiamo bisogno di ritornare all'Eucaristia, il centro della nostra vita, Gesù con noi. Non possiamo vivere senza di Lui. Ecco quindi come dobbiamo ritrovare nei nostri tempi questo bilanciamento, non sbilanciamento, né dall'una né dall'altra parte. Gesù stesso aveva detto agli apostoli, dopo tanto da fare, la moltiplicazione dei pani, la gente che accorreva, venite con me, ritiratevi un poco. Avete bisogno di ristorarvi nell'intimità con Dio. Cosa ci dice il mondo moderno? Noi che vogliamo applicare la parola di Dio anche al nostro mondo. Vedete, c'è come un richiamo fortissimo oggi per creare un centro galvanizzante intorno a qualcosa di diverso. Sta avanzando una tecnologia azzardosa al massimo che va controllando i singoli, per cui altre superpotenze avanzano in questo aggancio a una guida mondiale sconosciuta, potentissima, che schiavizza l'uomo d'oggi. Ecco, noi dobbiamo sapere quello che sta avvenendo nei nostri tempi. Non possiamo ricordare solo il passato, dobbiamo esaminare il presente e dobbiamo prevedere anche il futuro. Il timbro dei cristiani è la croce, il marchio di Satana, della bestia, dell'inferno, del falso profeta è 666. Lo dice l'Apocalisse nel libro ultimo della Sacra Scrittura, l'Apocalisse che al capitolo 13 descrive esattamente questo: chi non avrà il marchio della bestia non potrà né vendere né comprare. Però al capitolo 20 si vede anche la conclusione con l'intervento di Dio che farà gettare il lago di fuoco Satana, la bestia e il falso profeta. Ecco, che sia una persona, che sia una situazione, che sia una globalizzazione mondana, bestiale, noi dobbiamo esaminare i nostri tempi e cristianamente, nel nome di Gesù e nel nome di Maria, riportare vittoria. Noi siamo dalla parte del Signore. Ecco, cenacolo dove vengono donati tutti i doni, Gesù dona se stesso e ricorda anche i singoli doni, la pace, il dono della comunione, il dono della via, il dono del Padre. Ecco, il nostro vero itinerario, insieme agli apostoli, insieme ai santi, insieme soprattutto a Gesù e a Maria, sua madre, che è tutta la Chiesa.